Lascia che entri la vera luce. Poco tempo fa mi trovavo nel sud della Francia, vicino a Cannes, sulle isole Léron, e ho scattato una foto all'alba durante il mio tempo di preghiera. Era un incantevole momento con il Signore. Quella foto mi ha fatto riflettere. Mentre oggi il sole sorge, credo che abbiamo bisogno di un'altra luce che sorga nella nostra vita. La luce del nostro Signore Gesù. Lui ha detto: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Giovanni 8,12. Abbiamo bisogno che la luce del Signore risplenda nelle aree buie della nostra vita, sulle nostre prove, sulle nostre malattie, sui nostri fallimenti e sui nostri errori, sulle nostre aree grigie. Abbiamo bisogno della luce di Cristo, anche dove non vorremmo che brillasse. Deve essere in grado di penetrare quei posti che teniamo segreti, spesso a motivo della paura. Qualche volta siamo un po' come Adamo quando disse: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Genesi 3,10. Lascia che la luce di Cristo illumini ogni stanza della tua vita, anche quelle più buie. Non aver paura. Questa luce nutre e rigenera. Se rivela impurità o sporco, è perché Dio vuole pulire il tuo cuore e i tuoi pensieri. Lui desidera renderti puro. Forse metterà in luce amarezza, gelosia e senso di vendetta? Chiedi semplicemente al Signore di perdonarti e di liberarti. Sì, se segui Gesù, non camminerai nelle tenebre, ma avrai la luce della vita. Grazie di esistere. Eric Sellerier.